Nell'ultima giornata di quest'anno solare, il Guardiagrele affronta al Tino Primavera l'Alba Adriatica davanti a pochi intimi, non tanto per il freddo e per il turno infrasettimanale, ma soprattutto per la contestazione dei tifosi granata, che fanno capire a chiare lettere agli uomini di Ciannavei che bisogna invertire decisamente la rotta se vogliono avere il loro supporto sugli spalti. L'incontro ha proposto gli spunti di cronaca più rilevanti nel corso della seconda frazione, ma andiamo con ordine. Entrambe le formazioni partono con il freno a mano tirato e badano soprattutto a non prenderle, anche se la formazione di casa è ad avvicinarsi alla porta ospite con una girata alta di rosato al sesto. L'Alba è pericolosa al 24esimo con Colaneri, il quale si presenta davanti all'Epore, che lo anticipa in extremis in uscita, sventando la minaccia. Nitida occasione da gol per gli ospiti un minuto dopo, con la pregevole combinazione tra Di Berardino e Colaneri, che mette Disidoro in condizione di battere a rete, ma l'attaccante perde l'attimo propizio e l'occasione sfuma. Quando sembra che la prima frazione poteva andare in archivio con lo 0-0, improvviso arriva il vantaggio ospite. Velenoso piazzato di Colaciopo che l'Epore manda sul palo, sulla sfera si fionda Disidoro che di rapina mette dentro il classico gol dell'ex e rende ancora più gelido ai Granata un pomeriggio che ne è già di suo. In apertura di ripresa la formazione albense ha la palla del match ball. Terzo minuto, Colaneri si presenta a tu per tu con l'estremo locale che compie un miracolo respingendo la conclusione e salvando il Guardiagrele dalla capitolazione. La sfortuna si abbatte sugli ospiti 10 minuti dopo. Ancora Colaneri che in area salta il proprio marcatore e va alla battuta a colpo sicuro. Palo pieno, poi la difesa centrale spazza l'area. Stavolta la buona sorte è decisamente dalla parte dei Granata, che trovano il pari al 14esimo con Caramanico, il quale, appena entrato, tocca il suo primo pallone e lo scaraventa in fondo alla rete, servito alla perfezione da Dorante, autore di una sontuosa azione personale culminata con l'assist vincente per l'attaccante. L'Alba risponde al 20esimo con Di Berardino, che solo in aria non riesce a dare forza al pallone con il suo colpo di testa. I locali, galvanizzati dal pareggio, aumentano i giri e fanno salire d'intensità il match e dal 27esimo vanno al sorpasso. Adorante riprende la conclusione di Rapino finita sul palo e insacca nella porta portando squadra addosso a Ciannavei per esultare. Neanche il tempo per gli ospiti di riorganizzarsi, che i Granata triplicano con una veloce ripartenza sull'asse Chiacchiarelli-Caramanico, che serve a centroarea il solissimo Neacquisto Rapino, che di piattone non dà scampo a Merletti. La partita finisce praticamente qui, con i Granata che si limitano a controllare gli avversari